Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Oggi, udite udite, finiremo la Battle Frontier. Qui finiremo anche quindi ufficialmente la terza stagione dell'anime, la terza regione di Hoenn appunto, di Ash, perché nel prossimo episodio saremo a Sinnoh, partiremo per la quarta generazione di Pokémon. Detto ciò, quindi concentriamoci sulla fine di questa Battle Frontier, dovremo andare a sfidare Brandon e potremo ottenere anche i tre regi. Ve lo anticipo. Detto ciò, quindi siamo a Plumbeopoli. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, come sempre, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi del Battle Frontier in generale, se vi è piaciuta nell'anime, se vi è piaciuta in questo videogioco, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Detto ciò, quindi vi faccio vedere la squadra che ho designato per l'ultima parte di questa Battle Frontier: Heracross, Sceptile, Swallow, Donphan, Charizard e Pikachu, ok? So che Ash tecnicamente contro Brandon usa Bulbasaur e Squirtle, ma ragazzi, così come per Coefish, sapete benissimo che a questi livelli usare i Pokémon al primo stadio evolutivo, eccezion fatta per Pikachu che è molto molto veloce e comunque ha un attacco molto elevato, è praticamente impossibile, cioè usare quei Pokémon lì vuole dire perdere in continuazione. Quindi ho preso questi Pokémon, siamo a Plumbeopoli. E possiamo andare verso la Battle Pyramid, qui. Ecco fatto. E c'è subito Brock. Ehi, hey, Glacial. È mo da molto tempo che non ti vedo. I remember this is where we first met. Ricordo che qui era dove ci siamo incontrati per la prima volta, quando ero ancora un capo palestra. Mi porta alla mente molti ricordi. Perché non facciamo una battaglia? Sono sicuro che ti... Sarai pronto per la tua prossima sfida. Sono sicuro che ti renderà pronto per la tua prossima sfida, sarebbe. Illumina Campus Steelix. Ok, noi abbiamo Heracross. Direi che un bel close combat e Steelix ci saluta. A meno che abbia vigore. Attenzione, no, rimane su. Però ci usa Bind, fortunatamente. Brock è sempre stato molto gentile con noi. Non ci ha mai dato troppi problemi. In realtà, è sempre stato molto gentile anche con le mosse, anche quando usavamo Pikachu contro Onix. Lui non usava mosse di tipo terra, era gentile in qualche modo. Contro Crobat direi di mandare Donphan. Stavo per mandare Pikachu, ma anche no, dai. Mandiamo Donphan. Eccolo qui Crobat e usiamogli una bella Rock Slide in faccia. Ne serviranno ovviamente due. Ah, vediamo chi prendi. Prendi Sceptile, ok. Ti è convenuto, ovviamente, prendere Sceptile. Userò Energy Ball per provare a buttarti giù. Però, non riuscirò a buttarti giù con Energy Ball. Perché, tra l'altro, fa danno 0,25, non fa nemmeno danno 4x. Cioè, non fa nemmeno una semplice 0,5, come non molto efficace. Lui è veleno volante. Quindi erba gli fa proprio un cazzo, gli fa. Rock Slide di nuovo. Ecco fatto. Addio Crobat. Sceptile al 60, ottimo. Marsh, Stomp, Acqua, Terra. Beh, questa volta invece è tutto tuo, Sceptile. Tutto tuo. Andiamo di Leaf Blade. Sarebbe ancora di farlo. Vuoi avere questo Marsh, Stomp, Brock? Andiamo di Fortress, poi a questo punto usiamo Charizard. Vai, riscaldiamo un po' Charizard. Contro il Fortress di Brock. Flamethrower, super efficace 4x, lui ha vigore, lo sappiamo purtroppo. E ha mandato le punte, noi allora usiamo Air Slash, che tanto ha un HP, possiamo fare quello che vogliamo. Ecco fatto, poi manda in campo Geodude, a questo punto rimaniamo Sceptile, pur facendogli prendere un po' di danno dalle punte. Non dovrebbe prenderne troppo in realtà. Normale, appunto, va bene. Andiamo di Leaf Blade. Ha vigore anche lui? No, non ha vigore. Perfetto. L'abilità più fastidiosa del mondo Pokémon? Non ce l'ha. Bonsly. Tipo roccia anche lui, eh? Leaf Blade. E addio. Livello 7, poverino. Vabbè, si sta già preparando per la regione di Sinnoh, Brock. Ancora dopo tutto questo tempo continui a sorprendermi. E gli fottiamo pure un po' di soldi. Buona fortuna per la tua prossima sfida, la tua sfida finale. Sto facendo il tifo per te. Perfetto. Allora, proseguiamo. Oh, Miltank qui, bello Miltank. Bellissimo Miltank. Prendiamoci un po' di punti di esperienza gratis, che dite?
qua. Qui abbiamo due allenatori, eh. Un altro Miltank. Non vedo perché non tirargli un'altra zuffa. Ecco fatto. Livello 61 per il nostro Heracross. Quanti Pokémon selvatici ci sono qui? Pidgeot addirittura. E poi magari facciamo fuga, eh. Che dite? Salve. Lui si sta allenando molto duramente per ottenere il suo ultimo simbolo, quindi non è un allenatore per adesso. O meglio, non penso lo diventerà mai. Andiamo di fuga. Qui però c'è uno strumento. E c'è un altro Pokémon selvatico. Davvero, il ratio di uscita dei Pokémon selvatici qui è altissimo. Basta, non voglio sprecare altre zuffe. Wildlands. Ok. Vediamo. Ok, ci sfida questo qui invece. Lui vuole essere il re. Va bene. Caro il mio bullo Hank. Che usi Nospas. Ok. Guarda. Addio. Ah, a vigore? Sì. Zap Cannon. Non ci ha colpiti, fortunatamente. Andiamo di Trot Shop. E addio. Perfetto. Heracross, ragazzi, è un mostro fortissimo. Allora, qui ci sono altri due allenatori. Quello là sopra è Brandon, ovviamente. Quindi andiamo prima a sfidare la bambina qui sotto. Oh, Altaria! Avrei potuto catturarlo qui al posto di andare ad allenare Swablu. Beh, molti dei Pokémon in realtà avrei potuto aspettare per catturarli. Questa è un Chatot. Ok, iniziamo già ad aggiungere al Pokédex Chatot come visto, allora. Guardalo qui, carino. Carino, ma anche abbastanza inutile, purtroppo. Però il danno di beccata, eh? Fa anche tanto il fatto che Heracross abbia letteralmente zero in difesa, però dettagli. Great job, grazie. Ed ora tocca a Brandon. No, però prima c'è un Pokémon selvatico, mannaggia lui. Un Seedot a livello 41, così, completamente a cazzo di cane. Quindi hai sconfitto tutti gli altri cervelli della frontiera, tutti gli altri capi della frontiera, le altre teste della frontiera. Non saresti qui se non l'avresti fatto, se non l'avessi fatto. Quindi suppongo che ti debba dare un assaggio di quello che sta per arrivare. Comunque, non spaventarti quando vedrai quanto sarà difficile. Ok. E se io usassi Charizard? Così, la butto lì, eh? E se usassi Charizard per questo 1v1 contro il re della piramide Brandon? Ah, ma di Regirock, forse ho fatto una cazzata. No. Ho fatto una cazzata. Andiamo di Earthquake, super efficace, va bene. Ok, Iron Defense. Mannaggia, lui non gli farò più danno. Ok, sta cercando di provare a usare centripugno lui. Vabbè, allora era rincoglionito, perfetto. Non usa attacchi di tipo roccia? No, usa centripugno. Va bene, sarebbe stato molto difficile, guarda. Avrei potuto usare Heracross. Avrei potuto usare Squirtle contro, per vincere questa battaglia, Brandon. Interessante, sì, interessantissimo. Hai delle abilità. No, sei tu che sei un coglione. Look forward to your official challenge inside the Battle Pyramid. Ok, ti aspetterò più avanti per la tua lotta ufficiale nella piramide della battaglia. Eccoci qui. Allora, prima di tutto andiamo a curarci Pokémon, grazie. Salve, Liza. Questa appunto ci fa da pensione Pokémon. Most people don't get to come to this place. It is occasionally moves. Occasionally moves to keep it secret. Ok, questa piramide della battaglia, della lotta, si muove di posizione in posizione per rimanere segreta. Vai, andiamo a sfidare Brandon ufficialmente. Salve. Quindi hai deciso di venire dopo tutto. Non c'è motivo di tenerti, di farti aspettare. Quindi, vai, combattiamo di nuovo. Andiamo di Heracross. Ah, uno contro uno. Attenzione, aspetta allora. Chiusa Pokémon. Uno contro uno, direi di mandare ancora Charizard. Assolutamente sì. Vai. Anche perché mi sa che lui in questa volta usa tipo Registeel o Regice. È Registeel, appunto. Fiero proprio, a livello 65, eh. Vai, prenditi un Flamethrower in faccia. Che non muore, tra l'altro. Zap Cannon, aia. E mi ha paralizzato. Però io l'ho bruciato. Direi che siamo pari. Metal Claw, va bene. Paralizzato. Metal Claw ancora. Paralizzato di nuovo.
Vai, resisti un altro turno. Zapcannon, muoio? Vabbè, ho preso tre paralisi, vorrei dire. Ho preso tre paralisi, non dovrebbe succedere questa cosa. Tre paralisi di fila. Però siamo sopravvissuti con 2 HP. Abbiamo battuto il re della piramide. Appunto, King Brandon, di nuovo. Mi hai dimostrato la tua forza. Ma non mi sembra giusto. Cos'è che non ti sembra giusto? I thought you would show me your power, but I feel as tough. Both of us didn't give it our all. Dice praticamente che lui pensava di vederci mostrare la nostra forza, ma sembra che nessuno dei due in realtà abbia dato il tutto per tutto. Torna presto e sarò pronto. Spero che anche tu lo sia. Ok, curiamoci. Quindi dobbiamo uscire, dobbiamo tornare presto. Qui troviamo Aipom che ci ruba. Guardalo tutto fiero. Ci ruba il Frontier Pass e noi dobbiamo inseguirlo. Allora, per inseguirlo, vediamo se si può andare da questa parte senza prendere troppi Pokémon selvatici. E invece no, becchiamo un sacco di Pokémon selvatici come al solito. Fuga. Via. Aipom non sembra essere qui. Ma quasi quasi butterei un repellentino, sapete? Un piccolo repellente, anzi un Max Repel, via, fuori dalle bale tutti. Ole, e si passa in scioltezza. Andiamo a cercarlo questo Aipom. Se non ricordo nell'anime, se non ricordo male, nell'anime fuggiva tipo verso la Lega, una cosa del genere. O comunque qui penso possa fuggire verso la Lega. Andiamo a cercarlo. È vero che c'è il percorso. A questo punto andiamo qui. Alla Lega. Vediamo se è qui. Aipom di merda. Dov'è? Forse devo entrare nella Lega. Attenzione, un allenatore ci sfida prima di poter passare. Con sudo voodoo. Va bene, caro ragazzo. Vuoi essere distrutto, quindi. Ti prendi una zuffa in faccia. Ma anche tu hai sturdi, madò che palle. Headbutt e via di Trotchop. Ok, thanks. Sì, grazie mille a te, guarda, devo passare. Ok, questa zona è stata riaperta a quanto pare. C'è Brock lì che ci aumenterebbe il. No, non voglio un altro repellente. Ci aumenterebbe l'amicizia dei Pokémon, immagino. Non possiamo entrare nella Lega, effettivamente. Appunto è chiusa. Però possiamo andare di qui. Come avete visto c'è un contest, c'è un luogo per una gara. Entriamo. E qui c'è un altro allenatore. Ha bisogno di un po' di pratica, la pratica dell'ultimo minuto per poter, prima per poter poi battere Mei. Ovvero Vera. Ok, contro Roselia andremo di Pin Missile. Super efficace. No, non è super efficace, è erba veleno lei. Ok, erba veleno. Beh, andiamo ancora di Pin Missile. O Pin Missile. Ok, Butterfree si cambia un Pokémon e andiamo di Donphan. Rock Blast dovrebbe shottarla. O shottarlo. Vediamo se è maschio o femmina. Su Butterfree, maschio, vai. Esattamente, shottato. Poi Masquerian. Coleottero acqua se non sbaglio. Lasciamo Donphan tranquillamente. E andiamo ancora di Rock Blast. Ah, mi diminuisce l'attacco, eh. E poi mi si attacco rapido. Questo è un affronto. Vai, tiralo giù. Ma si può un Masquerain con prepotenza. Absol. Ghiaccio buio. Quindi un bel attacco di tipo lotta. Usiamo Pikachu, dai. Usiamo Pikachu. Con la breccia. La breccia che arriva da Pikachu così inaspettata. E che fa tra l'altro un danno micidiale perché è un Pikachu fisico. Ok, Flygon. Terra Drago forse. Forse dovrebbe essere Terra Drago lui. A questo punto direi di mandare. Ma perché no? Charizard. Vuoi prepararti per Vera? E io ti distruggo così almeno ti prepari per bene. Andiamo di Dragon Breath. Ah, non muore tra l'altro. E risponde con Dragon Breath. Va bene. Probabilmente con Lanciafiamme l'avrei shottato in realtà, sapete? Stab. Con la carbonella l'avrei shottato di sicuro. Perfetto. Tu sei un allenatore? No. My mom made it in. I'm so proud of her. Oh, complimenti.
Some of trainers here are the real deal. Infatti, alcuni allenatori qui sono davvero tosti. Andiamo a battere anche lui. Mi sa che là sopra c'è un'altra allenatrice da battere, tra l'altro. Cos'è vera se è circondata di un sacco di persone che non ti fanno avvicinare a lei? Allora, andiamo di Pin Missile. Super efficace, ottimo. E addio Cacturne. Poi Octillery. Sì, cambiamo Pokémon tipo acqua, ma andiamo Sceptile. Vabbè, usare dei Pokémon effettivamente evoluti all'ultimo stadio, cioè, cambia il gioco, eh. Cioè, essere obbligati ad usare, come vi ricordo, Bulbasaur, Squirtle, Corphish, Totodile, queste cose qui, diventa difficile. Ariados, Coleottero. Ma andiamo Donphan. E tiriamogli una bella Rock Slide in faccia. Shadow Ball, ok. Ci ha fatto anche relativamente da male, ma era un colpo critico. E lui si suicida in questo modo. No, non si suicida. Rispondiamogli con Double Edge anche noi. Così impari. Prendi. Livello 61 per Donphan e Wigglytuff. Contro Wigglytuff direi di mandare Heracross e tirargli una bella zuffa in faccia. Ah no, aspetta, potrebbe essere Folletto. Non è Folletto lui, vero? Non gli hanno messo il folletto anche a lui, spero. Sì, gli hanno messo il folletto. Normale folletto, forse. Perché non è super efficace zuffa. Banette, tipo spettro. Tipo spettro, direi di lasciare Heracross. Tanto il suo attacco non è diminuito. Gli tiriamo un bel Throat Chop in faccia, super efficace. E lo tiriamo giù. Perfetto. Drat, drat, drat. Cos'è, mi stai applaudendo? Should I try for elegance or raw power? Questo non sa decidere se andare per eleganza oppure per potenza bruta. Forza bruta. Non sei qui per gareggiare, vero? No, sono qui per parlare con Vera, a dire la verità. Slowbro contro Heracross. Si becca un bel Pin Missile super efficace. Bella lì. Ha pure colpo critico quello. Ah, ha colpito solo due volte, peccato. Grandissimo Heracross che resiste allo psichico di Slowbro. Ok, Pidgeot. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Donphan con Rock Blast. O meglio, Rock Slide, scusatemi, non Rock Blast. Rock Slide. Vai. Ok, doppio team aumenta la sua illusione, ma t'ho colpito comunque. Poi andiamo di Double Edge. Addio, Pidgeot. Hanno dei Pokémon belli forti questi comunque, eh. Lapras. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Tocca a te contro Lapras. Tiragli un tuono pugno che se lo ricorderà per il resto della sua breve vita. Vai, Thunder Punch. E addio Lapras. Questo farà salire al 65 il nostro Pikachu. Certo che sì. Butterfree, lasciamo Pikachu direttamente. E andiamo di nuovo con tuono pugno. Super efficace e addio. Perfetto, nice to meet you. Beh, nice to meet you too. Salve. Ok, posso curare i Pokémon? Nope. Devo combattere contro di te? Glacial, sei venuto per supportarmi, per tifarmi, grazie mille. Aspetta, ma non eri occupato con la tua sfida della frontiera? Dovresti continuare lì. Se hai bisogno di un Pokémon extra, ho visto un Hypom nelle vicinanze. Dovrebbe essere vicino al cancello. Ok, andiamo a prendere questo Hypom quindi. Dove sei, Hypom? Hypomino? Hypomino? Andiamo di trovarlo, eh. Magari qui dietro. Non penso. Però tentare non nuoce. Ok, vediamo se è qui sotto invece. Non c'è nemmeno qui Hypom. Cerchiamolo allora. Ha detto che è vicino al cancello. Al gate. Eccolo qui. E ci ridà il Frontier Pass, giustamente. E vorresti tenere Hypom con te? Certo che sì. Abbiamo ottenuto l'Hypom iconico di Ash, che ovviamente non potremo utilizzare perché vi spoilerò che è a livello 5, quindi non possiamo utilizzarlo in alcun modo. A questo punto voliamo qui a Pewter City. Ecco qua. Curiamoci i Pokémon. Andiamo a vedere questo Hypom.
Allora, dove è stato messo? Qui. Ecco, vedete, livello 5, con abilità raccolta. Ovviamente non possiamo utilizzarlo perché è un livello troppo basso, però è l'Ipom di Ash. Eccolo qua, graffio, comete, addirittura centri pugno. Minchia. E doppio team. Ok. A questo punto possiamo tornare alla Battle Pyramid. Quindi proseguiamo di qui. Torniamo da questa parte, direi di buttare via un altro repellente per non incontrare 3000 Pokémon selvatici di nuovo. Vai. Proseguiamo. Ah, senza prendere Pokémon selvatici, è una goduria. E arriviamo quindi alla Battle Pyramid. Pronti per l'ultima battaglia, appunto, del Battle Frontier? Vai. Affronterai Brandon. Sei pronto? Certo che sì. Pronti? Sarà difficile, però ce la godremo. Ho finito le mie preparazioni, i miei preparativi. Ora, permettimi di darti la sfida finale. Quindi con quanti Pokémon useremo? Sicuramente Heracross, sicuramente Charizard, sicuramente Pikachu, Sceptile. Ok, dai, direi che può bastare. Può andare come squadra. Forse al posto di Sceptile userei Donphan, aspetta. Sarebbe interessante. Mandiamo Heracross come primo che è molto versatile. Poi Charizard. No, no. Ho preso ancora Sceptile. Mandiamo Charizard come primo che è il nostro Pokémon più versatile. Poi Heracross, Pikachu e Donphan. Ok. Vediamo un po' come andrà la battaglia. Vabbè, Ash tecnicamente usa sia Charizard che Pikachu, quindi due Pokémon ce li abbiamo. Poi lui usa tipo Squirtle e Bulbasaur, ma sono ovviamente ingiocabili in questo momento. Squirtle e Bulbasaur contro Pokémon a 60. Ok, avrei dovuto mandare Heracross effettivamente, però usiamo Flametrower sul suo Duskrops, che ovviamente regge, e Minluk. Ok, però lo tiriamo giù. Buono. Solrock, si cambia un Pokémon contro Solrock, tipo Psico Roccia, e direi di usare Donphan. Ah no, aspetta, lui però ha levitazione, sicuro. Spero non abbia levitazione. Perché la mia tattica sarebbe stata quella di usare terremoto. Mi resta levitazione. No, infatti ha levitazione, infame. Con levitazione è un problema. E se lui usa Psybeam non posso switchare in Heracross. Switcherò in ancora Charizard allora. Perché se mando dentro Heracross mentre lui usa Psybeam mi distrugge Heracross. Ecco, contro di lui userò Flametrower, anche se non è molto efficace. Ecco, qui sarebbe stato utile effettivamente Sceptile, se ci pensate. Ecco che mi attacca con Solar Beam, boh, contento lui. Ok, abbiamo tirato giù anche Solrock. Ora chi mandi? Regice. Regice tipo ghiaccio. Tipo ghiaccio, proverei a mandare Heracross, sapete? Certo, l'ideale sarebbe usare Charizard con lanciafiamme tutti a casa. Però proviamo a combatterlo con Heracross. Allora, close combat. Ah, però Heracross, ha quasi shottato un Regi. Bora e fallisce, ottimo. E a questo punto andiamo ancora di close combat. Ah, lo sostituisce. Attenzione, fa delle tattichine. E infatti ha switchato molto bene lui. A questo punto contro Ninja switcho in Pikachu. È giusto far combattere anche Pikachu nell'ultima lotta della Battle Frontier. Aerossalto, ti sta bene, guarda, ti sta di un bene. E andiamo lì, Thunder Punch. Ah, ci diminuisce la precisione, però noi attacchiamo comunque. E addio Ninjask. Perfetto. Lasciamo Pikachu contro Regice, vediamo se riesce a ucciderlo. Electro Ball. Addio Regice. Ucciso con Pikachu. Il Pikachu che mi ha preso a livello 5 o 1, non mi ricordo, 5, sì, all'inizio di questo gameplay. Ed ora siamo tipo all'episodio 101. GG. Che fantastica dimostrazione di potenza. 13.000 pochi dollari. Ti sei guadagnato il simbolo del coraggio. Eccolo qui. Con questo simbolo hai completato la Battle Frontier. E ora ti puoi qualificare come una delle teste, uno dei capi della Battle Frontier. Essere un candidato significa che avrai la
You'll get the next opening when one of the brains steps down. Sarà il prossimo comunque a subentrare appena una delle teste, uno dei capi attuali, smetterà di esserlo, smetterà di farlo. Fino a quel momento continua a crescere come un allenatore. Ho anche preparato un regalo per te, per ringraziarti, come premio. Sarà fuori nella lobby. Ah, la sala d'onore, davvero? Ok, Heracross. Un qualcosa di simile alla sala d'onore, almeno Sceptile. Swallow, che non ha fatto assolutamente nulla a parte portarti in giro con volo. Donphan. Charizard. E Pikachu. Eccoci qua, benvenuti nella Hall of Fame. E Ash, eccolo lì. League Champion, congratulations. Pokédex 370, mica male, su 402. E abbiamo quindi degli altri titoli di coda. Qui magari muterò un po' la canzone perché potrebbe essere copyrightata. Era già stata copyrightata quella alla fine della Lega di Johto. No, alla fine delle Orange Island, scusatemi. C'erano titoli di coda, c'era una canzone e è arrivato il copyright claim. Quindi per evitare questo muterò la canzone, ma sapete che qui la canzone è semplicemente l'opening di Pokémon dell'anime. Guarda che c'è mol, bla bla bla. Quindi lasciamo andare comunque i titoli di coda. Che dire di questa Battle Frontier? Le lotte mi sono piaciute, sono state anche abbastanza sfidanti. Ci sta come appunto aggiunta alla parte di Hoenn, anche perché ti permette di catturare alcuni Pokémon di Hoenn che non potevi catturare, un po' come sono state le Orange Island per Kanto, cioè proprio una stagione 1.5, una parte 1.5 sono state le Orange Island e questa è stata una sorta di parte 3.5 per Hoenn. Detto ciò, quindi noi dovremo prendere il regalo che ci ha dato Brandon. Che dovreste intuire qual è il regalo che ci ha dato Brandon, perché avevo detto all'inizio dell'episodio che avremmo ottenuto come Pokémon leggendari. E una volta preso quello, ci dirigeremo a Johto. Oh, volevo dire a Sinnoh, scusatemi. A Sinnoh, sarebbe bello tornare a Johto. Prima di farlo, però, ci sono un paio di cosine che dovremmo fare per arrivare a Sinnoh. Prima. Però sono davvero molto veloci. Quindi le facciamo direttamente in questo episodio, non facciamo un episodio apposta per quelle. Vi ho detto che nel prossimo episodio saremmo partiti da Sinnoh e nel prossimo episodio partiremo da Sinnoh. RPG Maker XP, va bene. Ovviamente questo videogioco è stato fatto con Pokémon Essentials ed RPG Maker. Non è una ROM, ok? Non è una ROM che loro hanno preso, non è una ROM che loro hanno preso e modificato. È proprio un gioco fatto da zero, come vi dico spesso. Ok, congratulazioni per la vittoria. Quella era la tua ultima sfida, vero? Probabilmente sarebbe una buona idea tornare a casa e dire a tutti che hai vinto, ma certo che sì. Qui abbiamo Regirock. Prendiamo i nostri tre Regi, ovviamente. No, non voglio dare il soprannome. Ah, però vanno nel box di Ash, aspettate allora. Per non star qui poi a portarli in giro tutto il tempo, andiamo subito a metterli al loro posto giusto. Così vanno direttamente in quel box. Ovvero qui. Summary, tu sei il 377. Quindi 90, 84, 78, 77. Ok. Prendiamo anche gli altri. Prendiamo anche gli altri due Regi. Registeel. E Regice. Ecco fatto. Mettiamoli nel box al posto giusto. Tu sei il 379. Quindi vai qui e tu sarai al 378 allora. Ecco fatto. A livello 60 sono tutti e tre. Sarebbe stata una lotta abbastanza ardua. Buono che ce li abbiano regalati allora. Ok, qui ovviamente ci saranno le evoluzioni di Beldum. Qui i fossili, immagino. Qui i quattro fossili. No, i fossili sono qui dietro, scusatemi se. Qui ci sono i fossili. Quindi qui ci sono ancora dei Pokémon che non conosciamo. Forse Bagon. Potrebbe essere la linea evolutiva di Bagon. Non l'abbiamo ancora catturato effettivamente. Detto ciò, quindi usciamo dal box. Andiamo a darci una curata ai Pokémon.
mi raccomando, curateli, specialmente se sono stati fatti fuori da Brandon, perché poi uscendo potremmo andare a battere Vera. Salve Scott, you did it, Glacial? Ce l'hai fatta, Glacial. It's not easy to beat my Battle Frontier. Non è facile battere e sconfiggere la mia Battle Frontier. Se vorresti prendere, se mai vorrei prendere la posizione di un capo della frontiera, vieni a trovarmi. Ma certo che sì. A questo punto, vediamo se si può andare a battere Vera. Non penso si esca da qui. Il Repellente è ancora attivo, giusto? Sì. Non penso che adesso. Ah, ok, è qui. Perfetto, è qui ad aspettarci. So, quindi hai finito la frontiera. E ho anche preso il mio ultimo fiocco. Penso di andare a Yoto ora per provare a gareggiare lì. Tu ci sei stato, quindi, ci sei già stato, quindi penso che ormai sia una sorta di addio. Quindi mettiamo tutto in questa battaglia. Ok, questa sarà l'ultima battaglia che faremo con Vera in questa parte di gioco. Non so se poi prima o poi la rincontreremo, eh. Allora, Earthquake su Blaziken. Distruggiamo la povera Vera per l'ultima volta. Era questa a livello 63, Beautifly. Donphan, è tutta tua. Rock Slide. Poi Squirtle. Beh, contro Squirtle direi mandare il buon Pikachu, no? Meglio di così. Facciamo combattere anche lui contro. Nell'ultima battaglia contro Vera. Anche perché poi sapete che iniziando Sinnoh, Pikachu lo useremo molto poco. Non so perché abbia usato Nuzzle, sinceramente. Volevo usare Thunder Punch. Però appunto sapete che ad ogni inizio regione noi ci portiamo dietro sempre solo Pikachu dei Pokémon vecchi. E lo usiamo molto poco, altrimenti sarebbe letteralmente uno spam di One Hit KO su tutti i Pokémon degli avversari, quindi non sarebbe molto divertente. E al contempo dobbiamo allenare gli altri, in realtà. Dobbiamo riuscire ad allenare gli altri. Andiamo di Brave Bird su Eevee. Ecco fatto. Skitty lasciamo tranquillamente su Hello. E Brave Bird di nuovo. Ed infine Munchlax. Vai, cambiamo Pokémon. Mandiamo Pikachu di nuovo. Lasciamo che l'ultimo Pokémon di Vera venga sconfitto da Pikachu. Allora, vai così, Brick Break. E abbiamo battuto Vera. Divertiti con il tuo prossimo viaggio, Glacial. Spero che ci rivedremo presto. Difficilmente ci rivedremo presto, cara Vera. Noi a questo punto usciamo dalla Battle Frontier ufficialmente. Abbiamo concluso la Battle Frontier e torniamo a Pallet Town, dove tutto è iniziato, la nostra città natale. E qui c'è Gary. sì. Proprio lui. Proprio Gary. Che ci sfiderà con il suo Electivire. Noi useremo Pikachu perché Ash ha usato Pikachu nell'anime. Quindi usiamo Pikachu e tra l'altro vi ricordo che Ash questa lotta la perde. Quindi vedremo. Se la perderemo sarà comunque in canon. Noi useremo Pikachu comunque. Salve Gary. È da tanto che non ti vedo, Glacial. Sono appena tornato dalla regione di Sinnoh. Ho fatto delle ricerche lì. Vuoi vedere uno dei Pokémon che ho portato da là? Ma certo che sì. Eccolo di nuovo qui, Gary. E lui ci sfida infatti con Electivire, con un Pokémon della regione di Sinnoh. Iniziano già a teaserarci questa Sinnoh, eh. Noi useremo Brick Break. Thunder Punch, ok. E di nuovo Brick Break, neanche l'abbiamo disintegrato, pensavo sarebbe stato più difficile. Invece no. Niente, abbiamo vinto laddove Ash ha fallito. Abbiamo sconfitto Gary. Pretty good, you've grown alright, sei cresciuto molto anche tu, grazie. Sei diventato davvero forte. Ma penso che potrei batterti tranquillamente se ci provassi. Sto tornando a Sinnoh. Ti suggerisco di visitarla. Ma certo che sì. Andiamo però a parlare dal professor Oak, che è quello che ogni volta ci sblocca nuove regioni. Quindi parliamo a lui. Salve, professor Oak. Oh, ciao, Glacial. Quindi hai sconfitto e battuto la Battle Frontier? Quindi pensi di andare nella regione di Sinnoh? Ti preparerò una corsa per te. Like always, come sempre, vai al porto di Aranciopoli. E
E ancora una volta ci sono dei nuovi vestiti. Ecco qua. Abbiamo i vestiti di Sinnoh. Vai a Vermilion City per andare a Sinnoh. Ok, grazie. E a questo punto, ragazzi, è tutto pronto. Andiamo magari a salutare nostra madre, così, per vedere se dice qualcosa. Ok, il repellente è finito, grazie. Va bene. Salve. No, niente, ci cura semplicemente i Pokémon. Mentre qui sopra magari abbiamo i nostri traguardi. It's empty right now. Ma come it's empty? Ah, ok, parte da qui. Indigo, Lega di Kanto, top 16. Orange League, campione. Silver Conference, che è la Lega di Johto, top 8. Ever Grand Placement, ovvero la Lega di Hoenn, top 8. E Battle Frontier, abbiamo battuto, quindi siamo dei candidati. Ci mancano 4 parti. Ovviamente saranno Sinnoh, Unima, Kalos e Alola, molto probabilmente. Ok, detto ciò, allora possiamo volare, proprio volare, a Vermilion City. Eccoci qui. Lasciare giù tutti i nostri Pokémon, tranne Pikachu, perché i Pokémon si lasciano giù prima di andare nella prossima zona. Quindi, vai, molliamo tutti i Pokémon tranne Pikachu, prendiamogli anche gli oggetti. Sì. Sì. Ok, l'unico che tengo è, come ho fatto anche per Hoenn, l'unico che tengo è Swallow, ma solo per usarlo per volo, per essere più comodo durante il viaggio. Ma per il resto lascio giù tutto, e non lo userò comunque in battaglia, assolutamente. Ecco qua. Lasciamo tutti questi Pokémon che ci hanno accompagnato per tante parti. Andiamo a spostarci qui. Andiamo a spostarci qui. Ed è da dove partiremo con il nostro nuovo Livindex di Sinnoh. A questo punto andiamo al porto e ci sarà una nave che ci porterà là. Andiamo, andiamo, andiamo. Dovrebbe essere l'ultima. Salve. Ed ora ci può portare anche a Sinnoh, oltre che ad Hoenn. Andiamo. E qui, al percorso 202, il video finisce. E finisce anche Hoenn. Quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video e la parte su Hoenn vi sono piaciuti, di iscrivervi al canale e di commentare facendomi sapere cosa ne pensate appunto di tutto questo videogioco finora e in particolare della regione di Hoenn, che l'avete vista tutta, compresa la Battle Frontier. Ditemi se vi è piaciuta, ditemi cosa avreste fatto voi per migliorarla, se pensavate magari qualcosa di migliore, ditemi tutto quello che volete. Anche se ovviamente non sono io il creatore del gioco, però è bello comunque discuterne un po'. Quindi io vi ricordo anche di condividere questo video se l'avete guardato fino alla fine per far conoscere a quante più persone possibili questo videogioco, che ho visto che in Italia non lo porta praticamente nessuno, anzi non l'ha portato in tutti questi anni praticamente nessuno su YouTube Italia. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!